Due grandi artisti, due grandi personalità dello spettacolo, del teatro, del cinema e più in generale della cultura, Flavio Bucci e Gigi Proietti, sono stati gli ospiti di eccezione dell'evento L'arte della scena organizzato dall'Ateneo del Molise. Un gradito ritorno per Flavio Bucci, che ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Casa Calenda, paese di origine di suo padre. Ascoltiamoli. L'arte della scena, nessuno più di Gigi Proietti, che ha oltre 50 anni di carriera teatrale alle spalle, può svelare i segreti di un'arte antica che non perde il suo fascino. No, non ci sono segreti. Cioè, è quello che serve per fare qualsiasi mestiere, qualsiasi professione. Un'applicazione, una concentrazione su cosa stai facendo, convincersi piano piano che bene o male cominci ad avere un po' di cittadinanza e buttarsi, è tutto là, insomma. Però bisogna impegnare, uso un termine adatto all'università, magari bisogna studiare anche lì, è un tipo di studio particolare che ha a che fare un po' con l'università. Io ho cominciato all'università, all'Ateneo di Roma, al CUT, centro universitario teatrale, e il fatto che di avere conosciuto il teatro proprio all'università poi ha fatto sì che l'università non l'abbia finita, perché ho cominciato a fare l'attore e non sono più tornato indietro. Nel Molise con Flavio Bucci, che negli annali cinematografici ricordano assieme a lei nel 1973 sul set La proprietà non è più un furto del grande Elio Petri. No, ci conoscevamo. Io ho fatto quello che si chiama un cameo in gergo cinematografico, cioè una sola posa, un giorno di lavoro. Era un monologone che ho fatto lì, facevo un monologo di un ladro un po' ripreso un po' da un monologo di Mackie Messer nell'opera Tre soldi di Brecht, era la stessa, di un ladro che diceva ai ladri che stavano, perché era morto un ladro al cimitero, che diceva se non fosse per noi quanta gente non lavorerebbe, i fabbricanti di cassaforti eccetera eccetera, però noi ci conoscevamo già, insomma, nell'ambiente ci si conosce, insomma. Poi purtroppo ci si perde poi dopo, piano piano ognuno ha i suoi interessi, insomma, ci si allontana e ci si rincontra, come in questo caso con Flavio, che è stato molto piacevole, insomma. Come è andata questa due giorni molisana? Bellissima, è stata stamattina in Casa Calenda, lui è originario di, c'è stata una specie di intervista, di chiacchiera che abbiamo fatto, c'era molta gente, molte persone, era interessatissimi, poi erano molto, molto attenti, insomma. Ho visto un selfie con il nostro docente Lorenzo Canova, stesso identico sorriso, ed ho pensato che incarnava la romanità. Lei si considera un ambasciatore della sua città? Ma adesso essere ambasciatore di Roma in questo periodo, certo, se non altro riempirebbe di grosse responsabilità. No, non sono un ambasciatore, non rappresento niente, rappresento me stesso. Ho lavorato molto nella mia città e non nascondo, per ambizione, ma ambizione per fare qualcosa di utile nella città, insomma. L'ho fatto, ho aperto dei teatri, ho fatto una scuola, e questo, a questo punto del mio percorso mi gratifica. Flavio Bucci torna per il secondo anno consecutivo all'Università del Molise dopo essere stato a Casa Calenda per la cittadinanza onoraria, città d'origine di entrambi i genitori. E volevo chiederle di farci solo di suo padre. Mia madre è originaria di un paese provinciale di Foggia, di Ortanova, mio padre è di Casa Calenda. Però immagino che lei abbia dei ricordi legati all'infanzia, magari al ritorno nel Molise. Sono sempre venuto, diciamo, durante le feste, diciamo, quelle di Natale, tutti gli anni quando ero ragazzino. Insomma, venivo oltretutto da Torino, per cui, insomma, il viaggio non era semplicissimo. Parlo, diciamo, io sono del 47, per cui, diciamo, primo dopoguerra, insomma, anni 50, 55, eccetera. Poi dopo, insomma, la vicenda della vita ti porta in altre situazioni. Sono andato appunto a fare un servizio militare, poi sono andato a Roma a lavorare, eccetera. Ecco, questo è un po'. Però quei ricordi lì rimangono, insomma, ovviamente. No? Casa Calenda è anche Molise Cinema, Cale d'Arte, un piccolo gioiello di questa regione ancora così poco conosciuta. È ovvio che io sostanzialmente non ci venivo, devo dire la verità, adesso, a parte l'ultimo momento recente, da parecchi anni, insomma, per varie motivazioni, insomma, non ce n'era l'occasione, eccetera.
poi sostanzialmente anche perché poi con questo lavoro siamo, di fondo vai poi dove devi andare, insomma, ecco, quindi non capita, non hai il momento, non hai l'opportunità, eccetera. E quindi questo è un po' il momento in cui riesco a ritornare laddove appunto ho delle origini precise, insomma, quindi piuttosto importanti ovviamente. In Unimol torna sul luogo del delitto in compagnia di un altro grande del teatro, Gigi Proietti. Cosa dobbiamo aspettarci per il prossimo anno? Mi auguro anch'io ovviamente di avere un altro collega, insomma, all'altezza di Gigi, eccetera, per cui vedremo un po' come andranno gli eventi, cosa succederà, insomma, ecco.